Sì, intanto semplicemente per voi che siete qui non c'è davvero bisogno di ricordare come facciamo normalmente in Simonetta, nei mercati, nei banchetti eccetera, che il 23 si vota, perché tanta gente purtroppo fuori da questa sala non lo sa, che il 23 è possibile per la prima volta in Emilia Romagna esprimere due preferenze, una per una donna e per un uomo. Abbiamo cambiato la legge elettorale, abbiamo tolto il listino che era presente nella precedente legge elettorale e abbiamo deciso di inserire la doppia preferenza di genere. Usate il voto che avete, usatelo, perché altri lo saranno altri per voi. Io non credo che qui ci sia necessario, diciamo, insistere su questo, perché insomma, se siete qui siete tutte persone che useranno il loro diritto al voto. Usatelo anche per esprimere la doppia preferenza. Ci siamo detti prima i motivi, io non ritorno su quelli, i motivi della mia candidatura. Quello che vorrei fare è scritto nel Debian che trovate lì, quello che ho fatto è scritto nel medesimo Debian. Io mi sono sempre occupato, anche per professione, perché sono un avvocato giuslavorista, di diritti, di legalità e delle persone più deboli. Se fossi eletto continuerei in questo percorso, e piacerebbe moltissimo farlo a fianco di Simonetta Saliera, davvero, perché abbiamo lavorato bene, almeno ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, poi magari se abbiamo lavorato bene lo giudicheranno altri. E se non fossi eletto continuerei comunque a occuparmi di diritti, di legalità e delle persone più deboli. Grazie.